Buonasera, e anche oggi siamo in diretta per commentare il Vangelo del giorno. Il Vangelo del giorno è un Vangelo abbastanza duro e Gesù si trova a doversi confrontare con gente che, come sempre, metteva in discussione tutto ciò che lui si ritrovava a fare. E questa volta che cosa accade? Accade che le persone che mettevano dubbi e che non credevano in lui hanno iniziato un po' a chiedere come mai i suoi discepoli fossero gli unici che non facevano il digiuno. E lui gli ha risposto: loro non fanno il digiuno perché in realtà ci sono io in mezzo a loro, quindi perché dovrebbero digiunare? Perché dovrebbero privarsi di un qualcosa di bello quando hanno vicino a loro la bellezza? Però, ciao Maria Teresa, e quindi dicono: ma scusa, i tuoi discepoli non digiunano, non fanno le cose che fanno tutti gli altri, tutti coloro che vanno dietro dei maestri. E quindi dice: come mai i tuoi sono così strani, no? I tuoi discepoli non fanno tutto quello che fino ad oggi è stato fatto quando le persone hanno seguito profeti o falsi profeti fino a quel giorno. E lui, diciamo che spiega il tutto utilizzando le parabole. Quindi fa due esempi. Ciao Olga, fa due esempi. Uno che riguarda gli otri, cioè dice: quando mai nel momento in cui una persona dà vita al vino nuovo lo mette negli otri vecchi? Mai, altrimenti il vino, diciamo il vino vecchio, si ritroverebbe a distruggere i nuovi otri. Quindi vino nuovo, otri nuovi, vino vecchio, otri vecchi. E questa è la prima parabola, il primo paragone che lui pone per spiegare come mai i suoi discepoli erano diversi dagli altri. E poi ne pone un secondo. E il secondo dice: quando mai nel momento in cui noi andiamo a sistemare un vestito nuovo, mettiamo su quel vestito delle toppe, delle pezze, è un qualcosa che appartiene a un vestito vecchio? Mai, altrimenti non saremmo credibili. Non sarebbe credibile la sistemazione che noi facciamo di quel vestito. Quindi, vino nuovo in otri nuovi, pezze nuove, bottoni nuovi, cose nuove su vestiti nuovi. Seguiamo questa scia, altrimenti veramente non siamo credibili. E questo è quello che Gesù ha risposto nel momento in cui gli hanno fatto capire che i suoi discepoli erano diversi. E così mi riallaccio al Vangelo di ieri. La novità. Quando ci mettiamo nella novità, non possiamo rimanere con un piede nella vita vecchia e uno nella vita nuova. I discepoli, nella loro ignoranza, nella loro piccolezza, nei loro limiti, comunque si sono buttati a capofitto nella nuova vita con Gesù. E quindi quando si decide di seguire una linea, di essere coerenti con quella, non si può tornare indietro. E come un passo simile del Vangelo, nel momento in cui si saluta il passato, si saluta la vita vecchia, non ci si può girare dietro, no? E voltarsi nel momento in cui si è sull'aratro. Quindi questo è il concetto di fondo. Nel momento in cui prendiamo una decisione, e questa è la mia pillola del giorno su cui ho riflettuto io e vi lancio la palla a voi, nel momento in cui ci instradiamo e quindi prendiamo una decisione seriamente, per sentirci, in pieno in quella situazione, quindi vivere il nostro presente, il qui ed ora, quindi anche una forma di carpe diem presa dai filosofi, viviamo il qui ed ora solo ed esclusivamente quando ci buttiamo alle spalle tutto ciò che c'era prima, ne facciamo tesoro, ma andiamo avanti. E quindi questa è la mia pillola di saggezza. Vita nuova, pensiero nuovo, otri nuovi, vino nuovo. E quindi non cerchiamo di rattoppare i nostri vestiti nuovi che abbiamo comprato con tanti sacrifici con le vecchie toppe. Cerchiamo di invece andare avanti con nuove toppe. Quindi vestito nuovo, toppe nuove.
Ciao!